Le recenti festività natalizie hanno dimostrato che il pronosticato calo dei consumi degli italiani non ha intaccato il settore gastronomico. È un dato eloquente di come nella tradizione l'atto del cibarsi, più che una naturale funzione fisiologica, abbia assunto una connotazione culturale e sociale indispensabile alla relazione. L'incontro conviviale non è solo l'atmosfera più favorevole al dialogo, ma oggi sempre più diventa anche occasione di conoscenza di luoghi che attraverso il gusto rivelano una storia. Ci deve raccontare il segreto del risotto all'isolana, come si fa? Ma allora dovremmo partire molto lontani. Molto lontani, perché il risotto all'isolana sappiamo che è partito nel 1700 circa come risotto alla pilota. Tanti pensano che il risotto alla pilota sia nato a Casteldario con Nuvolari, invece non è niente vero. Il risotto alla pilota è nato nelle pile dove ci sono, oggi noi ce l'abbiamo ancora qua, la nostra pila, e noi siamo i piloti moderni, diciamo, no? Ma una volta il pilota era quello che lavorava 24 ore su 24 ininterrottamente, e nell'angolo della pila aveva il camino, una piccola zona dove si rifucillava, e lì ha cominciato, è nato il risotto alla pilota, solamente combattuto di lardo. Negli anni successivi il pilota ha acquistato la pila, che era di proprietà del proprietario terriero, e ha fatto il risotto col tastasal. E 46 anni fa, quando abbiamo rievocato la Garzega, cioè la festa di fine annata agricola, agraria, e abbiamo voluto alleggerire, dare una delicatezza ancora maggiore a questo straordinario risotto, e l'abbiamo fatto con le due carni, maiale e vitellone, sempre rosolate con il burro aromatizzato e rosmarino, cioè rametto di rosmarino dentro, e alla fine la spolveratina di cannella, il tocco magico, e parmigiano o grana padano, in questo caso, che siamo qua a Verona, grana padano, ed ecco che lì viene esaltata veramente la cucina tipica del territorio, perché abbiamo il riso, abbiamo il maiale, e perché no, dopo alla fine, per gustare questo risotto, un buon bicchiere di vino della Valpolicella. E noi abbiamo fatto un'opera veramente estremamente bella, un'opera d'arte. Siamo nella splendida sala della cucina del ristorante La Pila Vecchia di Gabriele Ferron, il tempio lo possiamo chiamare così, Gabriele Ferron del riso. Come nasce appunto questo locale, questo posto meraviglioso? Ma questo è nato così, per la passione. È un vecchio magazzino, come puoi ben vedere, da Risone appunto, e la mia passione prima mi ha indotto a realizzare una piccola cucina nell'abitazione, pensa te, proprio si comincia così, no? Quasi per scherzo con gli amici, e dopo via via la cosa si è fatta sempre più impegnativa, e finché a un certo punto ho sentito l'esigenza di avere una cucina con i fornelli fatti come Dio comanda, avere i piani di lavoro di acciaio fatti bene, cioè proprio una cosa interessante. Allora ho chiesto l'autorizzazione all'amministrazione per realizzare e trasformare un magazzino da Risone in questa sala, dove la chiamano la sala, la cucina del tempio del riso, no? Perché qua facciamo tutto a base di riso, ed ecco che è incominciata l'avventura. Cominciata l'avventura perché piano piano la gente veniva qua e voleva gustare le cose con la cucina a vista. È un sogno cucinare lì, perché quando tu sei lì, e per me la cucina, sai, è una cosa che viene da dentro, perciò quando col mestolo di legno tu giri il riso, lo fai mantecato oppure lo giri delicatamente, quello famoso all'isolana, la gente fuori ti osserva e guarda questo ballare, questo muoversi, no? Con grazia attorno a queste pentole di rame, allora è affascinante. Diciamo che il nostro commensale viene qua e ancor prima di degustare il riso ha già pregustato per vedere queste cose, e pensa che alla fine della serata qualcuno viene lì al vetro e mi dice: ma Ferron, dice, ma come ha fatto da solo? Eravamo in 60 qua in sala. E ho detto: l'organizzazione. Ma dice: ma la cucina è ancora linda, pulita, guarda che storie. E ho detto: per me la cucina è come una sala operatoria, deve essere tutto perfettamente pulito, perché così quando si cucina
per altri, ma anche per se stessi. Ci vuole rispetto delle materie prime e dopo dei commensali.